andiamo a vedere le due situazioni. Adesso sì, spilata una, come diciamo noi, raccogli gocce verso l'alto, quindi con dove c'è scritto su Very Important Pills, e questo l'ho capovolto, l'ho girato bianco per far capire che questa è quella che noi sconsigliamo. Allora, noi diciamo, andiamo con due dita ad aprire con decisione la manopola in modo tale da non avere esitazioni. Lasciamo queste due dita tra il beccuccio d'uscita e il bicchiere e a seconda di quanta schiuma fa andiamo subito a raddrizzare il bicchiere o meno. Qui adesso in questo caso andrò a raddrizzarlo abbastanza velocemente per riuscire a arrivare con la birra sul logo e sopra il logo con la schiuma. Questo mi dà il tempo di cui parlavamo prima di far compattare la schiuma e nel frattempo ne faccio un'altra. Quest'altra adesso però la faccio come noi sconsigliamo. Come non si Quindi fa. Apriamo in un tempo e poi con il tasto della schiuma facciamo andiamo a diciamo sistemarla e tanti saluti la passiamo al consumatore. Siamo arrivati dove più o meno dovremmo essere, sullo 0,2. Visivamente c'è la schiuma, non è che si eleva, però alla fine diciamo che il 99% dei consumatori direbbero buona la prima. Noi invece diciamo che questa non va bene perché? Perché è troppo gasata. Cioè io non ho fatto, avete visto prima che l'ho fatta abbastanza cadere? Perché sono le bollicine di CO2 che salgono che fanno il cappello di schiuma. La schiuma non è nient'altro che bollicine di CO2 dove si raccoglie un leggero strato di birra attorno. E quindi quando l'ho fatta compattare diventa così cremoso, come denso come con la panna che ho sul cappuccino. Riesco a elevare il cappello sopra il bordo del bicchiere. E adesso questa è una cosa magari tra noi maschietti. C'era chi mi ha preceduto in questo lavoro che diceva sempre: la schiuma della birra deve essere come il seno di una bella donna, può ballare ma non deve mai cadere, ok? E qui in questo caso vedete che ho elevato il cappello di schiuma e anche se lo scorlo non cade, questa qui mi fa l'effetto cratere, perché se provo a fare il rabocco mi fa questa cosa qui, non riesco a tenerla su perché non ha la compattezza uguale al metodo a due colpi. Cioè 20 anni che abbiamo fatto. È la prima volta che stiamo scoprendo. Non lo dire. Qual è il problema della cosa? Lo sapevamo, noi dell'autoscopio lo sapevamo. Noi parlavamo del ritorno economico. Lo sapevamo. C'è tantissima CO2 ancora dentro. Qui l'ho tolta attraverso la spillatura. Qua c'è quasi tutta ancora la frizzantezza. Noi produttore la andiamo a settare volutamente un po' più carbonatizzata proprio per riuscire a fare il cappello di schiuma. Adesso le vedete che sono quasi simili, ma la bevuta è diversa perché questa ha una frizzantezza eccessiva. Infatti si vedono ancora le bollicine che salgono, qua non le vedrete, ok? E altro problema, spesso e volentieri, specialmente nei posti caldi di villeggiatura in riva al mare, c'è chi la chiede molto fredda, ok? Cosa succede quando porti una bevanda carbonatizzata, magari raffreddata a 2 gradi all'interno dello stomaco dove c'è 37 gradi? Fa l'effetto bomba, cioè come se esplodesse una bomba all'interno dello stomaco. E questo, ne bevi una, tanti saluti. Qua ho tolto la CO2 di troppo per fargli fare il cappello di schiuma e diventa, come dire, più facilmente digeribile, cioè più appetibile, ne bevi volentieri un'altra perché ti dà la sensazione di freschezza. Poi, come diceva giustamente Alessandro, non è che possiamo andare lì a farla cadere completamente, cioè il sistema sbagliato sarebbe quello di poggiarla qui, aprire, qui ne tolgo troppa di CO2. Così è esagerato, certo. La accompagniamo prima a 45 gradi, poi raddrizziamo. Okay. Qui adesso diventa un po'... Ed è molto sotto il logo, infatti. Guarda. Tipo Oktoberfest, sì. Perché lì fanno tanta schiuma. Perché? Perché innanzitutto fuori la pretengono con la schiuma e poi togliendo tanta carbonatizzazione ne bevi, diciamo, tendenzialmente di più. Mass da litro che fa la